cartoline da Sanremo con Davide Buzzi e Alex Bartolo. Ballo per me e per te, solo per questa sera. Telefono a casa tua, inventa una scusa. Gli anni 90 sono ricordati da tutti come il periodo storico che vede il ritorno dei cantautori in Italia. Luca Carboni, Vinicio Capossela, Max Gazzè, Carmen Consoli, tanto per citarne alcuni, e Leandro Barsotti. Sono questi i nomi di coloro che riporteranno i giovani in quel periodo ad ascoltare le belle parole nelle canzoni. Nel 1996, giusto 20 anni fa, Leandro Barsotti si presenta a Sanremo con la canzone Lasciarsi amare ed un nuovo album, Bella vita. Non è un neofita Leandro Barsotti, infatti ha già alle spalle 3 album. Nel 1991 esordisce sul mercato discografico con il disco Il caso Barsotti. Nel 1992 Ho la vita che mi brucia gli occhi. Il 1994 Vitamina. Poi, come detto, Sanremo. È un anno intenso questo per Leandro Barsotti, che lo porterà in concerto da tutte le parti, in Europa e non solo, ma anche in Canada. Leandro Barsotti tornerà a Sanremo anche nel 1997 con il brano Fragolina, ma questa è tutta un'altra storia. Oggi noi, proprio attraverso le parole del cantautore padovano, vogliamo parlarvi dell'esordio di Leandro Barsotti al Festival Ligure, quello del 1996, quando con la canzone Lasciarsi amare visse 1 milione di intense emozioni. Beh, io sono andato al Festival di Sanremo nel 1996, per la prima volta ci sono andato con i miei produttori, che erano Mara Maionchi e Alberto Salerno. È stata un'esperienza all'inizio direi un pochino traumatica, nel senso che io venivo da una canzone di successo che era Mi piace quando tu sei felice, non una canzone che era stata andata molto bene in radio, per cui la mia casa discografica, la BMG, si aspettava un grande risultato da me. Lo stesso Pippo Baudo, che all'epoca era direttore artistico del festival, oltre che presentatore, ipotizzava una vittoria per me, per cui c'era molta tensione. La scelta mia insieme alla casa discografica è stata quella di portare una canzone un po' più da festival rispetto a quella che era stata Mi piace, il mio successo. Quindi portammo una canzone, diciamo tra virgolette, lenta, d'amore, Lasciarsi amare. Una canzone a cui ovviamente sono molto legato, che poi andò anche molto bene in radio, ma che non ottenne al Festival di Sanremo il successo. Io non arrivai, cioè vinse, non ricordo chi, ma comunque insomma non arrivai nemmeno nei primi 3. Ma al di là di questo episodio, mi dicevi che cosa è stato Sanremo, cosa ha significato. È stato un momento di crescita importante, è stato un momento di confronto importante. A partire da me stesso, io ricordo di aver avuto la febbre per molti giorni prima del festival, una febbre prima leggera, poi sempre più forte, che i medici non riuscivano a capire quale fosse l'origine. In realtà l'origine era probabilmente nervosa, no? Di emozione, di tensione, perché dopo Sanremo è sparito tutto. Ho cantato con la febbre, sì, ho cantato un po' malandato. Ma quei giorni sono stati giorni comunque indimenticabili, perché ogni minuto di quelle giornate, ogni momento era pieno di non solo di persone nel mondo della musica importanti che parlavano con me o mi intervistavano o volevano sapere da me delle cose o ci scambiavamo informazioni sui nostri dischi se erano artisti, ma era anche pieno di entusiasmo, di persone che si aspettavano da te un qualcosa, insomma una canzone particolare o comunque la nascita di una nuova star. Insomma, ci sono sempre grandi aspettative su Sanremo verso chiunque ci vada, e questa cosa ti condiziona molto, ti la senti molto addosso. Io mi sentivo molto questa responsabilità del festival. Dopodiché, insomma, poi la canzone ha avuto una sua vita, una sua storia, l'album Bella vita lo stesso. E poi d'estate ho fatto il mio primo tour estivo vero e proprio, però questa è un'altra storia.
questa sera. Telefona a casa tua, inventa una scusa. Di che ti fermi fuori, che torni domani. Digli che resti a dormire da quella tua amica. Lo so, lo so, lo so che ci stai pensando. Con un dito ti aggiusti gli occhiali sul naso. Allunghi le gambe distese sopra il divano. Dimmi cosa vuoi da bere, porto un bicchiere. Guarda cosa sono io. Io sono un altro uomo e cosa siamo diventati. Sono due buoni amici che hanno ancora la paura del male con un po' di tenerezza. Lasciarsi amare, lasciarsi andare, lasciarsi e ritrovarsi. Ciao, come stai? E fare finta che siamo liberi. Amarsi e ritrovarsi sempre, 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 sempre. Ancora solo. L'abbiamo fatto senza dire niente, senza parole. Nella stanza c'è solo il rumore della televisione. Guardo le scarpe che hai lasciato cadere sopra i miei pantaloni. Mentre tu cerchi l'accendino perché vuoi fumare. Guarda cosa siamo noi. Soltanto pezzi di vita e cosa abbiamo perso mai. Tanti pezzi di cuore cercali tra le lenzuola, senza farti male, con un po' di tenerezza. Lasciarsi amare, lasciarsi andare, lasciarsi e ritrovarsi. Ciao, come stai? E fare finta che siamo liberi. Amarsi e ritrovarsi sempre, 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 sempre. Lasciarsi amare, lasciarsi andare. E fare finta che siamo liberi. Amarsi e ritrovarsi sempre, 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 sempre. Coração.